Forse non è importante per tutti, mi sembrava una piccola punta di pepe in questa giornata di festa e di concordia e di parole. Non so se anche su questo vuole intervenire, ma comunque chiamo sul palco a intervenire Matteo Salvini della Lega. Questa è una giornata così bella di unione che non dedico tempo a una sinistra che vorrebbe il centrodestra diviso, si facciano l'animo in pace, noi vinciamo a Milano, a Roma e in tutte le città che andranno al voto. Non ho dubbio alcuno. In bocca al lupo, Luca, in bocca al lupo a tutti i sindaci, spero che il Parlamento porti avanti la proposta di legge di tanti, fra cui la Lega, per aumentare gli stipendi e le tutele legali dei sindaci che sono in prima linea, spesso sono poco pagati e tanto indagati e quindi bisogna puntare sui nostri sindaci e sui territori. Due riflessioni al volo. I colori. Milano sarà città olimpica, tu sarai sindaco di Milano che avrà gli occhi del mondo puntati su di sé perché ha vinto la cultura del fare, perché grazie all'insistente della Lega che allora era al governo a fronte dei ripetuti no dei 5 Stelle e di certa sinistra, Milano sarà città olimpica nel 2026, il che significa lavoro, infrastrutture, immagine, turismo. Certo, la Giunta Sala sul tema impianti sportivi ha fatto zero. Cosa lascia in eredità la Giunta Sala a Luca Bernardo al centrodestra che arriverà? Zero. Per lo stadio era pronto 1.200.000.000 di investimenti privati, litigi in maggioranza a sinistra l'hanno fermato. Scali ferroviari fermi, città della giustizia ferma, tante infrastrutture ferme. A differenza dei sindaci del centrodestra del passato, da Albertini alla Moratti, che hanno lasciato a chi veniva dopo progetti pronti da inaugurare, noi dovremo ripartire da zero perché per 5 anni Sala evidentemente ha fatto tanto, fuorché fare il sindaco probabilmente non gli piace. Milano è città, e Luca è stato scelto anche per questo, è la capitale italiana, è probabilmente una delle capitali europee del volontariato. Luca non è solo un grande medico, ma è anche uomo vicino al volontariato. A Milano, nella città metropolitana di Milano, ci sono 10.000 associazioni di volontariato, 300.000 volontari. In questa sala qualcuno l'ho visto, ieri ho passato 1 ora e mezza con gli amici del Movimento per la Vita. In tanti parlano di morte, mi piacerebbe che tu da pediatra, da uomo del volontariato fossi l'uomo della vita a Milano, del ritorno alle culle, del ritorno alle mamme e ai papà. Milano è città liberale, accogliente, moderna, solidale, generosa, dico mamme e papà perché spero che a nessuno dia fastidio il concetto di mamme e papà e spero che questa settimana in Senato si chiuda lo scontro e si apra il dialogo, perché dopo il Covid c'è poco tempo per scontrarsi e c'è tanto tempo per dialogare e risolvere problemi. Quindi spero che, magari essendo sintonizzato via Facebook con questa diretta, il segretario del PD capisca che quello che chiedono il Santo Padre e tante realtà associative italiane è necessità. Dialoghiamo, approviamo una norma e Milano sarà la capitale. È sempre stata antesignana, il diritto all'amore e il diritto alla libertà di vita in città per chiunque è sacrosanto, quindi mettiamoci insieme per punire pesantemente chi offende, chi insulta e chi discrimina. Il Parlamento dia prova di unità, di buonsenso e di coraggio, ma togliamo dall'agone politico i bimbi e le teorie strane nelle scuole elementari che non penso facciano parte del nostro futuro. Due ultime riflessioni e mi taccio. Milano accogliente, Milano sono 1.400.000 donne e uomini straordinari che sono arrivati da tutta Italia e da tutto il mondo. Milano ha bisogno che si sentano cittadine e cittadini come già lo sono, anche i quasi 300.000 stranieri che vivono a Milano, filippini, egiziani, cinesi, rumeni, che sono miei fratelli e mie sorelle, che sono i primi a chiederci di evitare che l'Italia e Milano diventi il campo profughi d'Europa. Milano è città di integrazione, di accoglienza, di solidarietà, di generosità.
Però prendere, Luca, la metropolitana a una certa ora della sera o la circonvallazione esterna a una certa ora della sera deve essere possibile per tutti. Non voglio una città dove ci sono zone off limits, dove è meglio non andare a Porta Venezia a certe ore e dove è meglio non prendere certe metropolitane a certe ore. Milano viva per tutti, ragazze in primis e donne in primis. Ultima riflessione. Il sindaco Sala, nel poco che ha fatto, si è dedicato tanto al centro storico, quindi Piazza Duomo con le palme, Vittorio Emanuele, San Babila. Milano però è il Corvetto, è il Galaratese, è la Bovisa, il Casoretto, sono le torri del Gratosoglio. Quindi Luca, ripartiamo da quelle periferie che la sinistra ha dimenticato per 5 anni. Ripartiamo da Niguarda. Ripartiamo da Città Studi, c'è un mondo che ci aspetta. Ultimo ringraziamento a tutto il centrodestra, alle militanti e ai militanti del centrodestra, perché vinceremo grazie all'entusiasmo. Il centrosinistra arriva stanco, arriva svogliato, arriva sfilacciato, sfiduciato. Qua c'è entusiasmo, c'è voglia, c'è grinta, c'è energia. Fatemi dire che Milano è la città di Cesare Beccaria. Io ringrazio Luca che insieme a tutti coloro che sono qua presenti, fra i primi, ha firmato i 6 referendum per la giustizia giusta, perché a Milano e in tutta Italia è tempo che il voto dei cittadini valga e che non sia qualche tribunale o qualche giudice a sovvertire quello che i cittadini scelgono. Quindi avere certezza della pena, processi veloci, i colpevoli in carcere e gli innocenti a casa è una nostra priorità. In questo fine settimana saremo presenti in più di 1500 piazze italiane, vuol dire che la gente ha voglia. Lo diceva Daniela, prudenza sì, attenzione, cautela, rispetto delle regole. Adesso è la variante Delta, più contagiosa? Sì. Più pericolosa e più mortale? No. Poi arriverà la variante Epsilon, la variante Gamma, la variante Z, dovremo convivere, evidentemente, così come conviviamo con tante patologie, quindi sicurezza, responsabilità, guardia alta, messa al riparo dei fragili, ma Milano e l'Italia non possono vivere di terrore e di paura e di chiusura. Viva la libertà, viva Luca Bernardo e andiamo a liberare questa città che merita energie e merita entusiasmo. Grazie a tutti, buona vita Luca e buona avventura. Grazie, grazie a Matteo Salvini. E adesso sindaco, posso già dire sindaco? Certo che non è facile, è il primo comizio importante dopo un